È il fratello del volto più conosciuto al mondo, quello di Ernesto Guevara, detto il Che, rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico. Juan Martín Guevara, più piccolo di lui di 15 anni, lo racconta nel libro Il Che mio fratello, mostrandone il lato umano e non politico, il lato del figlio del fratello maggiore sempre presente, lasciando fuori dalle pagine quello che già tutti conoscono. E se gli si chiede quale aspetto preferisce, sono due cose diverse per me. Questa domanda me la fanno spesso e per me la risposta più giusta è che sono il fratello di sangue di Ernesto e il compagno di idee del Che. Per me è una persona sola, ma per la gente sono due. Juan Martín ha presentato il libro presso l'Istituto Comprensivo Massari Galilei in un auditorium pieno soprattutto di ragazzi che non sempre conoscono la sua figura. Adesso lo andremo a capire, chiedendolo direttamente ai ragazzi e parlando con loro. Però no, loro tengono l'idea di un'immagine messa lì, nel muro, sulla maglietta, sulla bandiera. Altro non sanno. Nel calcio, una camisetta, una bandiera, eso. Mucho más, no. A meno che il padre o i padri non si siano informati, abbiano studiato e glielo abbiano raccontato. Altrimenti, penso proprio di no. Alguna información por parte de ellos, pero si no... Mucho no. Due ore di racconti trasportati dall'ironia dell'autore che apre virtualmente le porte di casa Guevara, presentando il padre disegnatore e complice, la madre rigida nell'educazione ed i fratelli, quell'Ernestito, compagno di giochi, che non è mai stato il Che, quel fratello che ora non c'è più se non nella leggenda. La voglia di averlo ancora vicino? Io dico... Guarda, quello che dico sempre quando me lo chiedono è che è una domanda alla quale è impossibile rispondere perché lui non può stare qui. È impossibile, a meno che non sia un contesto poetico. Ma se fosse vivo, gli direi che l'America Latina è libera, sovrana, indipendente e socialista, in linea con quello che si era messo in testa. Cumplía con lo que se le ponía en la cabeza. Domande intelligenti dei ragazzi che sono avidi di aneddoti, fino a quando qualcuno non gli chiede cosa prova quando vede l'immagine del fratello sempre presente. Lui risponde che spesso è una questione di business. Viviamo in un sistema dove tutto si compra e tutto si vende. Questa cosa mi serve? La vendo. L'immagine di mio fratello vende. La vera domanda è perché si vende? Perché questa immagine è buona per vendere? C'era una pubblicità della Mercedes con la macchina in bella mostra e secondo la Mercedes quella macchina era rivoluzionaria. E dietro il ritratto del Che dove al posto della stella c'era il logo della Mercedes. Il simbolo della Mercedes-Benz. E questo dico. La gente pensa che lo hanno ridicolizzato, qualcuno si chiede perché hanno accostato un rivoluzionario comunista ad un'auto di lusso. También protestan los que dicen cómo y por qué me ponen un revolucionario comunista para un auto tan bueno, pero en definitiva la propaganda. Alla fine la pubblicità è stata buona, chi l'ha inventata è stato bravo. Ma chiediamoci perché ha funzionato. Vende perché sta presente. Vende perché questa immagine sigue siendo referente. Perché quell'immagine è presente, ti guarda, parla ai giovani, ai meno giovani, ai vecchi come me, è sempre lì per qualche ragione. Sta, diciamo, per alguna ragione, dando vuelta.